Grazie, e allora dopo aver fatto la carburazione della stufetta a pellet, ci do una controllata che è fatto una scappata a vederla, controllarla da stamattina che funziona e vedete che, non so se si vede, che il braciere lavora proprio là in fondo nel bicchierino, nel crogiolo e praticamente lavora bene. Se il braciere si era alzato troppo, significa che domani sarebbe quasi pieno tutto il crogiolo e sarebbe da aumentare l'esplosione dell'aria, il tiraggio più veloce. Sembra che sia perfetto. Adesso guardo anche con la termocamera e mi segna nei vari punti sui 150 140 gradi. Direi che è perfetta. Voglio vedere se la canna fumaria segna 31 perché c'è il riflesso dell'acciaio inossidabile, ma se ci metto le mani è molto più alta di 31. Ormai la camera fumaria scalda come lei, come un termo, se consideriamo la superficie e tutto lo sviluppo del tubo, ormai scalda come un termo solo quella. Questa è una stufetta con la intelligenza artificiale, fa tutto in automatico, vedete? Qui, non so se l'ho fatto vedere negli altri video, regolando il più e il meno. Col più entro nella gestione della regolazione delle potenze e delle velocità, in questo soffitto è da 1 a 5, adesso la rimetto a 4, vedete? Temperatura ambiente in basso è visualizzato sul display e qui c'è la temperatura, spingendo il tastino meno, c'è il set point della temperatura al quale voglio raggiungere. Io adesso la tengo un po' più alta così la stufetta non si ferma e bomba sempre, non va a potenza ridotta. Vedete? E qui la regolo alla temperatura di arrivo e la stufetta continua a far calore fin tanto che non raggiunge la temperatura. Quando raggiunge la temperatura, in automatico si mette alla velocità e potenza di mantenimento, che è la velocità 1. Io la tengo un po' alta la temperatura, così so che non ci arriva, che fa fatica ad arrivarci, così bomba sempre. Bene ragazzi, se volete chiedere qualcosa chiedetelo nei commenti e nella descrizione e vi risponde Stefanone. Guarda mo' come brucia bene. Ciao a tutti! Che spettacolo! A me piacciono le stufette ben riuscite.